Ebbene sì, finalmente ci siamo quasi, il nuovo Ubuntu 20.04 release di aprile 2020 è ormai disponibile per il download. Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Nei prossimi minuti vedremo tutte le funzionalità, tutte le novità introdotte da questa versione e vedremo perché è, secondo me, un ottimo momento per provare Ubuntu sul tuo PC. Se l'argomento ti interessa, seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Iniziamo chiarendo che questa versione 20.04 di aprile 2020 non introduce novità veramente sostanziali rispetto alla 19.10 dello scorso ottobre. Piuttosto si limita a perfezionare un sacco di cosine e aspetti un po' controversi della generazione precedente, preparando un pacchetto che è ottimizzato un po' in tutti gli effetti per l'uso desktop. Se quindi già conosci Ubuntu e lo utilizzi, dovresti trovare molto meglio in generale. Se invece ancora non lo conosci, come dicevo prima, questo è un ottimo momento per entrare e per provarlo, proprio perché questa release è estremamente perfezionata. La primissima e secondo me importantissima novità è che questa generazione è una long term support, significa che sarà completamente supportata senza bisogno di passare alla generazione successiva fino ad aprile 2025. Ora, se utilizzi Ubuntu sul tuo PC di casa probabilmente non te ne frega niente, però se utilizzi Ubuntu come faccio io sul PC del lavoro sarai sicuramente felice di sapere che non sarai costretto a passare alla release successiva con tutte le eventuali problematiche che si possono presentare, ma potrai rimanere con la versione corrente appunto fino ad aprile 2025. Infatti verranno rilasciati periodicamente tutti gli aggiornamenti, compresi quelli di sicurezza. Ma veniamo alle novità di questa generazione. Innanzitutto partiamo dall'interfaccia grafica. Questo è il nuovo sfondo molto tecnologico del nuovo Ubuntu, che ci presenta appunto un nuovo tema grafico. In particolare Yaru è stato ulteriormente migliorato, sono cambiate un po' le icone che vediamo sul desktop e anche in giro per il sistema operativo. Però fra le impostazioni del desktop, eccolo qua, impostazioni dello schermo, si richiama appunto questo pannello dal quale è possibile accedere ad aspetto e abbiamo qui la possibilità di selezionare uno dei temi. Ora di default viene utilizzato il tema standard, però chi preferisce i temi chiari come il sottoscritto ha la possibilità anche di selezionare questo aspetto. Come vediamo e come ci aspettiamo, un po' tutta l'interfaccia grafica diventa più luminosa, che è esattamente l'effetto opposto a quanto otteniamo cliccando scuro, ovvero il tema di default del nuovo 20.04 è già piuttosto tetro, però se siamo degli amanti dei temi scuri, qui la versione appunto scura è ulteriormente ottimizzata proprio per il dark mode. Presentazione grafica a parte, c'è anche una novità principale che personalmente mi interessa moltissimo e la raggiungiamo cliccando appunto schermo qua nel pannello delle impostazioni. Finalmente è infatti possibile scegliere un fattore di scala diverso dal 100% o 200% che caratterizzava le generazioni precedenti. Possiamo infatti scegliere ora anche 125, 150 e 175% e questa maggiore grampa, quindi Ultra HD collegato al PC. Infatti nella generazione precedente Ubuntu 19.10 era possibile utilizzare solo l'ingrandimento del 100%, che era troppo piccolo per gli schermi 4K Ultra HD, oppure saltare direttamente al 200%, che all'estremo opposto era assolutamente troppo grande. Questo significa che fino ad oggi ero costretto a rimanere con l'ingrandimento del 100%, mentre finalmente oggi posso passare all'ingrandimento del 150%, che personalmente è quello che trovo più gradevole su uno schermo da 32 pollici. Tutte queste novità sono state costruite da Canonical sul nuovo GNOME 3.36, che porta con sé una valanga di miglioramenti. Innanzitutto dal punto di vista prestazionale pare veramente essere più fluido e più reattivo da utilizzare anche nella quotidianità. C'è poi una schermata di login e di blocco dello schermo che, oltre ad essere rivista anch'essa dal punto di vista grafico, è sicuramente molto più comodo da utilizzare perché non è più necessario sbloccarla salendo verso l'alto. Viene direttamente presentata la scelta degli utenti ed è immediatamente possibile inserire la password per accedere. È una caratteristica secondo me molto utile e comoda e quindi mi fa sicuramente
veramente piacere che sia stato introdotto questo miglioramento. Per quanto riguarda le funzionalità ce ne sono moltissime, però in particolare nella schermata qua sopra dell'orologio, quando ci clicchiamo, abbiamo questo switch non disturbare a livello globale, che attiva appunto questo indicatore con questa campana barrata. Questa switch per me di nuovo è molto importante, perché di fatto silenzia tutte le notifiche che verranno poi appunto accatastate all'interno di questa schermata, quindi non verremo più interrotti. Questo per chi ad esempio fa riunioni, fa condivisione dello schermo, come mi capita spesso di fare durante il mio lavoro, è molto importante, perché di fatto zittiamo e nascondiamo automaticamente tutte le notifiche appunto quando siamo magari in riunione oppure siamo concentratissimi su un pezzo di codice particolarmente complicato che stiamo affrontando. Sempre rimanendo in tema Gnome, vi segnalo anche questa interessante app, si chiama Estensioni, si scarica e si installa direttamente da Ubuntu Software Center e ci permette di configurare una serie di aspetti dell'interfaccia grafica appunto del desktop di Gnome in modo davvero molto piacevole. In particolare, una volta lanciata, possiamo controllare le icone del desktop. Come ben sapete, io sono allergico a vedere il cestino sulla scrivania e quindi con grande semplicità lo possiamo disabilitare. Chi vuole però un ambiente desktop ancora più pulito può pensare anche di disattivare direttamente il comando qua fuori e quindi nascondere tutte le icone presenti sulla scrivania. Abbiamo poi la possibilità di gestire gli app indicators, quindi quelli che saltano fuori qua sopra nel pannello in alto, e nascondere anche completamente il dock di Ubuntu se per caso non ci dovesse piacere, magari per motivi estetici. Diventa un po' complicato in questa situazione passare da un'applicazione all'altra, però se così desiderate ora c'è anche un'opzione preposta. Sotto il cofano invece troviamo il nuovo kernel Linux 5.4. Ora si sta già parlando della nuova versione 5.6, Canonical non ha fatto in tempo a inserirla all'interno di Ubuntu 20.04, però è stata inserita la release immediatamente precedente, la 5.4, che porta con sé comunque alcune innovazioni molto interessanti. Oltre ai miglioramenti prestazionali, il nuovo hardware supportato, in particolare ci sono novità interessanti dal punto di vista delle prestazioni della stabilità per le schede grafiche AMD, è stato introdotto anche il supporto nativo a exFAT, quindi il file system che generalmente si utilizza nelle schedine di memoria da inserire nelle fotocamere digitali. C'è anche una nuova modalità che si chiama kernel lockdown, che di fatto blocca l'accesso al kernel di Linux da parte di tutte le applicazioni che girano nello spazio dell'utente, quindi rafforza moltissimo il kernel di Linux e previene degli accessi non autorizzati e la possibilità di eseguire codice sfruttando magari qualche exploit. Ora, kernel lockdown per motivi di compatibilità non è attivato di default, però smanettando un po' è molto facile attivarlo e appunto se tutto funziona correttamente possiamo pensare di tenerlo attivo appunto migliorando l'integrità del nostro computer. La presenza del kernel 5.4 al posto del kernel 5.6 significa che in condizioni standard questa generazione non avrebbe avuto il nuovo WireGuard, cioè la nuova tecnologia VPN leggerissima, super ottimizzata, che sta facendo veramente tantissimo furore in questo momento nel mondo Linux. Canonical sapeva che questo sarebbe stata una limitazione per questa versione di Ubuntu e quindi che cosa ha fatto? Ha fatto il backporting, ovvero ha implementato all'interno del kernel 5.4 di Ubuntu proprio WireGuard, prendendolo dal 5.6. È una soluzione veramente molto promettente, sono molto felice che Canonical abbia scelto appunto di effettuare questo backporting. Bene, come dicevo non ci sono molte altre novità, ci sono chiaramente una serie di miglioramenti di ogni tipo, come vediamo un po' anche all'interfaccia grafica e un po' a tutte le parti. Però, come dicevo in apertura, è di fatto il solito ambiente desktop ancora più perfezionato. Bene, tutti gli utenti di Ubuntu 18.04, quindi la versione rilasciata ad aprile 2018 e versioni successive, possono aggiornare automaticamente alla nuova versione 20.04 senza bisogno di formattare e reinstallare tutto. L'unica eccezione è costituita da tutti coloro che ancora avessero installato un Ubuntu a 32 bit. Infatti Canonical non supporta e non distribuisce più le nuove versioni di Ubuntu a 32 bit, quindi non è possibile fare l'aggiornamento. In caso si tentasse un upgrade salterà fuori un bel messaggio di errore che ci dice che la nostra versione di Ubuntu non è più supportata. In quel caso ci sono due possibilità:
Prima possibilità, se il processore lo supporta, possiamo formattare e reinstallare direttamente il nuovo Ubuntu 20.04 a 64 bit, mentre se il computer è talmente vecchio che il processore non supporta una architettura a 64 bit, possiamo rimanere con la generazione attuale di Ubuntu, perché appunto gli aggiornamenti anche per l'architettura a 32 bit, gli aggiornamenti alla vecchia versione, sono comunque garantiti fino ad aprile 2023. Bene, da zanditrubola.it è tutto, fammi sapere che cosa ne pensi del nuovo Ubuntu qua sotto nei commenti. In particolare voglio sentire la tua opinione, fammi sapere se ti aspettavi qualcosa di più o se invece sei contento che si tratti di una versione rifinita e perfezionata senza troppe novità. Se c'è qualcosa che è rimasto fuori, fammi sapere tutte quelle che sono le tue impressioni sulla nuova generazione. Se invece il video ti è piaciuto, come sempre ti chiedo di cliccare sul pollicione mi piace, per me è sempre estremamente importante, quindi grazie. Grazie davvero in anticipo se troverai un secondo per cliccare sul pollicione mi piace. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, Linux, Ubuntu, Windows, Android, Internet, Bitcoin e tutto quello che orbita attorno a Internet, non dimenticare di cliccare sul pulsantone rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Al prossimo video, ciao!